L'amore tra Pesaro e il basket è un sentimento che va oltre ogni confine, un legame indivisibile che si conferma sempre di più. Una connessione che si è rinnovata anche venerdì, quando in Viale dei Partigiani è stato ufficialmente inaugurato il nuovo negozio Triple Basket. Triple è già un marchio affermato sul palcoscenico italiano come il marchio numero uno in Italia degli specializzati basket e quindi quelli che stanno vicini al cestista. Okay? E noi inizialmente in questa regione avevamo pensato a una zona come Senigallia perché copriva entrambe le province. Poi semplicemente Pesaro ha dei numeri troppo forti per poter farsi scappare appena c'è stata l'occasione di potersi trasferire e senza nulla togliere a quello che già era la realtà a Senigallia, abbiamo deciso e capito che se volevamo crescere ulteriormente dovevamo spostarci in una realtà che ha una storicità e una cultura cestistica come la città di Pesaro. Ci auguriamo che questa cultura ci permetta di lavorare tanto non solo con i cestisti tesserati, ma anche con quelli che sono gli appassionati e soprattutto Pesaro vanta su base annua tanti eventi cestistici, dalla Serie A della VL, che poi questa è una bellissima settimana per aprire a Pesaro perché stiamo andando forte, e tutti i tornei giovanili. Beh, Quali prodotti sono esposti? noi abbiamo tutti i prodotti di marchi che sono vicini appunto al mondo della pallacanestro, quindi Jordan, okay, Adidas, Puma, Under Armour per la parte tecnica, e poi oggi abbiamo la fortuna di avere un'esclusiva statale per quanto riguarda il marchio Rookie Basketball, che è un marchio fatto da cestisti, da dei ragazzi che hanno appunto si sono ispirati molto a una serie TV come quella di The Last Dance, e quindi ci presentiamo a Pesaro anche con questa bellissima novità. E tutto quello che quindi serve a un cestista lo potete trovare nei negozi Triple Basket. C'è anche questo collegamento NBA-VL Pesaro, c'è un'immagine di Ford e c'è anche, diciamo, delle immagini iconiche dei diversi momenti storici dell'NBA. Assolutamente. Allora, diciamo che le immagini iconiche sono delle immagini che devono oggi far sognare e ricordare a un bambino, a un cestista che magari ha qualche anno in più, a chi ha vissuto il tuffo di Rodman, e quindi vogliamo ripercorrere un po' tutto quello che è la storia del basket NBA degli ultimi 20 anni, 30, quelle che sono. Mentre Alphonso Ford era un mio idolo, ok? Purtroppo è venuto a mancare e ci ha lasciato un vuoto incredibile per noi tifosi della Scavolini Pesaro e attualmente della VL. E quindi venendo a Pesaro, io principalmente che sono un tifoso della VL e dell'allora Scavolini, e per la città di Pesaro mi sembrava giusto dedicare uno spazio a quello che è stato uno dei giocatori che ci ha fatto di più innamorare di questo sport. È un negozio molto bello per tutti coloro che vogliono le cose belle per vestirsi, ma in particolar modo per tutti coloro che amano il basket. È un momento felice per il basket, si è ritrovato a Pesaro un grandissimo entusiasmo. La stagione è ripartita proprio in questi giorni pasquali con un torneo con tantissimi ragazzi che vengono da tutta Italia. Quindi non c'era luogo migliore per farlo e anche posto migliore perché siamo in Via dei Partigiani, vicino al vecchio hangar che stiamo ristrutturando e quindi anche un bel auspicio per quest'area che nei prossimi anni, nei prossimi mesi diventerà sempre più bella e sempre più attrattiva.